Muoversi, farlo rapidamente, con la massima comodità possibile, limitando i tempi, i disagi e soprattutto i costi, sono necessità quotidiane, non procrastinabili, urgenti per qualsiasi cittadino e causano spesso sofferenza al singolo e alla comunità. Le auto che si riversano ogni giorno sulle strade della nostra regione e in tutto il paese hanno ormai raggiunto volumi insostenibili per i sistemi di viabilità esistenti, ospitati oltretutto da città il cui impianto storico non poteva certo essere stato pensato per simili problematiche. Il relativo impatto ambientale è preoccupante, come pure risultano crescenti le ansietà relative alla sicurezza e naturalmente alla fluidità degli spostamenti e all'individuazione di nuove aree di parcheggio. La soluzione del mezzo privato appare ormai con evidenza come un vicolo cieco, che acuisce il problema mentre all'apparenza lo limita e in prospettiva può solo inevitabilmente portare ad una vera e propria paralisi. La regione Emilia-Romagna ha da tempo intrapreso una strada ardua ma precisa, ponendosi la necessità di ritrovare il senso profondo della mobilità pubblica, di contrapporre alle logiche individuali servizi pubblici efficaci, proponendosi di creare per il cittadino un'alternativa che metta insieme il senso di una responsabilità comune nel rispetto gli uni degli altri e l'attenzione all'ambiente. Lo sforzo della regione è diretto su più fronti. Innanzitutto il progetto Mi Muovo di integrazione tariffaria, che si propone di semplificare la vita al viaggiatore con la creazione di un biglietto unico che gli consenta di spostarsi su qualsiasi mezzo, che sia treno o autobus, in tutte le zone della regione. Di grande importanza poi i temi relativi al trasporto ferroviario, individuato come principale alternativa e integrazione a quello su gomma, con il tentativo di creare un sistema sempre più agile, più coerente, più efficace e più completo, che diventi una possibilità reale di scelta per il cittadino rispetto all'automobile, attraverso un deciso lavoro e un grosso investimento in direzione di potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi. Andrà poi valutato che tipo di impatto l'inaugurazione dell'alta velocità potrà avere sul traffico ferroviario dell'Emilia-Romagna, vista la complessità del nodo ferroviario che insiste nella nostra regione e le ripercussioni che i viaggiatori potranno sperimentare nel loro quotidiano.